tutti in fila, tutta la famiglia. Sì, mamma, papà e tre ragazze, perché il rama è una loro passione, quindi li accompagniamo. Penso che questo sia l'ultimo accompagnamento, poi andranno da sole. Poi siete in fila? Che ore sono? Due ore. Dove arrivate? Da Pescara. Siete già state ad altri concerti di rama? No, è il mio terzo. Ore ed ore di fila sotto il sole, poi all'apertura dei cancelli del Campo Mandela, la corsa sotto al palco. Tutto per i Rama, che nella serata conclusiva del Zambi Sound a San Benedetto del Tronto ha fatto registrare il sold out con oltre 5.000 persone. Non provo niente giovane, notte voglio stare da solo. Si parte con Aura, 5 gocce e crepe, poi una scaletta ricchissima di hit, con i più grandi successi del giovane cantautore carrarese che anche quest'anno ha partecipato a Sanremo con Tu No. Non sono mancati brani celebri come Ovunque sarai e La ragazza con il cuore di latta, in quella che è stata l'ultima data del tour estivo di Rama, che ha dato anche qualche anticipazione ai suoi fan. Sto lavorando a un progetto importante davvero, per me forse è il più importante. Presto uscirà, quindi presto fuori, veramente, manca veramente poco. Poi sul prato del Mandela tutti a ballare con le famosissime hit estive Da Nera a Mediterranea e l'ultima Galassie. Galassie. Sì. Da dove arrivate? Da Notaresco. C'è anche chi ha dormito fuori dal Campo Mandela questa notte per aspettare il concerto. Da dove arrivi? Io sono calabrese. E com'è andata la nottata? Fredda, molto fredda. Però tutto sommato ne è valsa la pena, molto, tanto. Però questa domenica è stata molto calda poi. Sì. Come hai trascorso queste ore? Al campo, aspettando l'arrivo della grande Rama. Quante volte l'hai visto già dal vivo? Tante, parecchie. La tua canzone preferita? In genere sono tutte, però grazie. Si tratta dell'evento di chiusura dell'estate sanbenedettese che ha visto salire sul mega palco del campo da rugby anche DJ Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso con la serata targata DJ Time. E poi i rapper dei Club Dogo, mentre la serata iniziale è stata dedicata al party revival anni 90. Insomma, un divertimento per tutti i gusti, quello voluto dall'amministrazione comunale in collaborazione con Best Eventi. Sono state 4 serate intensissime di questa terza edizione che si conferma uno degli eventi di punta dell'offerta turistica sanbenedettese e su cui puntiamo molto e quindi siamo al lavoro già da subito. Quali sono stati un po' i numeri di questa edizione? Allora, la serata di stasera è sold out, nelle 4 serate abbiamo registrato circa 11.000 spettatori.